Buonasera a tutti quanti. Ecco sì, qui il titolo è l'esempio di Trento. Io chiaramente non voglio porre il nostro ufficio come esemplare, non è in questo senso. Noi abbiamo cercato di fare quel che potevamo con i nostri mezzi, con quello che avevamo. E in questo report ho cercato, in questo sì, report ho cercato di portare le cose che secondo me possono essere comuni alle varie, i problemi anche comuni alle varie regioni. Ecco, noi le ricerche in Trentino hanno una lunga tradizione, penso come anche in tante regioni. Avevamo il museo, soprattutto il Museo Tridentino di Scienze Naturali, che oggi conoscete tutti come MUSE per via della nuova installazione, edificio fatto da Renzo Piano, c'è stata tanta pubblicità. Comunque, insomma, quella era una vecchia istituzione trentina. E intorno a quell'istituzione lì, tanti ricercatori, tanti appassionati, tanti studiosi hanno lavorato, per tanti anni. Alla fine degli anni Ottanta si è costituito l'ufficio biotopi e rete natura, cioè che si chiamava ufficio biotopi una volta, e si sono anche i due, hanno iniziato ad essere operativi anche i due parchi naturali. Quindi diciamo che dagli anni 90 si è cominciato a con la ricerca si è cominciato a organizzarsi in maniera più coordinata. E quindi su almeno tutte le aree protette tradizionali, su queste aree si facevano rilievi distributivi, monitoraggi vari, delle solite specie, sostanzialmente quelle più note. Negli anni 2000, con l'avvento di Natura 2000 e con il fatto che abbiamo dovuto produrre valutazioni, insomma, abbiamo cominciato a essere incanalati, a incanalare ancora di più la ricerca, perché doveva essere finalizzata la produzione di varie cose, appunto manuali, supporti per le valutazioni di incidenza, eccetera, per poter redigere report. Ecco, quindi vedete no, alcune delle pubblicazioni che caratterizzano questa fase. Ecco, oggi siamo in una terza fase, che è quella delle vacche magre, e chiaramente qui cosa possiamo fare? O cominciare a piangerci addosso, oppure cominciare a vedere cosa fare. E noi adesso ci stiamo orientando sul coordinamento, cioè cerchiamo di coordinare il più possibile le ricerche dei nostri enti. Sul definire le priorità di ricerca, cerchiamo anche linee di ricerca integrata, e poi è importantissima la comunicazione, altrimenti noi non siamo quelli che lavorano al bosone di Higgs. Probabilmente, cioè, lo sapete tutti quanti che i nostri politici spendere soldi per fiorellini, lucertole, ululoni non lo fanno volentieri. Ecco, quindi è importante far capire perché facciamo le cose. Gli attori della ricerca sono questi tradizionali, cioè la provincia autonoma di Trento con gli enti, in qualche modo satellite dei parchi. Invece gli attori nel senso di produttori proprio di ricerca sono il Museo Civico di Rovereto, questo soprattutto per la parte di vegetazione, la Fondazione Edmund Mach di San Michele, fa più la parte genetica, ma la parte anche che riguarda i prati. Abbiamo delle collaborazioni con l'università e poi abbiamo molti privati professionisti, ma anche appassionati, che collaborano attivamente. Ecco, le linee focali della ricerca sono quelle tradizionali su flora e vegetazione. Abbiamo fatto cartografie degli habitat, di tutti gli habitat nei siti Natura 2000, abbiamo un manuale habitat, ci siamo molto concentrati sulle torbiere anche, no? E poi dopo i vertebrati, le solite linee, soprattutto sugli uccelli. Noi abbiamo un atlante già da qualche anno. Abbiamo un buon livello di ricerca, per quanto dappertutto chiaramente c'è sempre da imparare, ancora molto da studiare, però è un buon livello, e abbiamo ricerche proprio pluriennali. Sui mammiferi, c'è molto su mammiferi tipo orso. Voi sapete l'orso, se non lo studiamo noi, chi lo studia? C'è una squadra che è dedicata all'orso, che non fa parte del nostro ufficio, è della squadra che fa capo all'ufficio faunistico. E ecco, poi ci sono i nuovi, si tengono d'occhio le new entry. Sugli anfibi rettili anche c'era una grossa tradizione, essendo i nostri biotopi quasi tutti aree umide.
Quindi abbiamo studiato molto gli anfibi rettili, soprattutto però nel passato. Ora, con il fatto che insomma sembravano più studiati, per un po' di tempo sono rimasti da parte, però abbiamo continuato a fare misure di conservazione. Per esempio, proprio adesso i miei colleghi hanno appena finito, stanno finendo di porre i teli antirospo, cioè che quelli che perché altrimenti vengono uccisi parecchi rospi durante la migrazione, vengono uccisi sulle strade, ma veramente a milioni, le strade diventano impraticabili. Poi, non per amore dei rospi, ma per amore degli automobilisti, ci danno i soldi per fare la conservazione. Ecco, sui pesci c'è molto da fare ancora, c'è una certa tradizione, però c'è molto da fare, e vanno fatte l'integrazione con i dati del servizio faunistico, che non vengono poi mollati tutti e sempre volentieri, perché la pesca e come la caccia sono attività sensibili. Ecco, poi dopo, oltre alle linee tradizionali, abbiamo queste linee che definiamo speciali, perché sono sui chirotteri, sugli invertebrati e sulle specie aliene vegetali, sui prati ricchi di specie. Poi stiamo tentando una modellistica, insomma, di entrare nella modellistica per qualche cosa. E ecco, nel frattempo si trovano comunque ancora, i ricercatori trovano ancora specie nuove proprio. L'ultima specie, questa Sattleria sophiae, è stata trovata quest'autunno nel Parco Paneveggio Pale di San Martino. È una specie stranissima, che vanno a cercarla con la luce ultravioletta, però insomma, ecco, c'è ancora spazio per specie nuove. Ecco, allora, venendo a quello che dicevo prima, ci siamo concentrati sui chirotteri, tra le varie cose, perché all'inizio degli anni 2000, avendo poi partecipato a un progetto Interreg con Larghe Alp, no? Ci siamo resi conto che noi eravamo l'unica regione dell'Alpina che si trovava nelle Larghe Alp che di fatto non aveva niente sui chirotteri, e loro avevano tutto, erano 20 anni, li guardavamo con due occhi così, perché avevano anche il telefono per i pipistrelli, tutte queste cose. Allora ci siamo lanciati anche noi nel 2004, abbiamo fatto una raccolta di cosa c'era e abbiamo pianificato le attività. Nel 2012 è stato fatto lo stato di attuazione del programma proprio, e insomma siamo riusciti a fare un buon lavoro, che poi si è riversato anche proprio nel report, perché lì abbiamo potuto rispondere abbastanza decentemente su tutto quello che riguarda i chirotteri. Ecco, poi abbiamo questi lavori sui chirotteri, sono consistiti in azioni di ricerca, di conservazione e di comunicazione, quindi sempre qui insieme le cose cerchiamo di farle. Non è stato proprio istituito un call center come quello che avevamo visto appunto in Svizzera, però c'è una persona che ormai si è girata voce, è la persona che risponde, questo dottor Claudio Torboli risponde e gira per tutto il Trentino a capire, insomma, viene chiamato magari semplicemente da signore che non vogliono i pipistrelli in casa e fine. Ecco, io adesso chiaramente non vi infliggo qui tutti i risultati del piano, però vedete, ci eravamo dati delle priorità e abbiamo capito fino a che punto siamo riusciti a seguire. Ok, siamo a seguire il processo. Ecco, e sugli invertebrati anche nel 2010 abbiamo cominciato a fare un po' il punto della situazione. Con il Muse abbiamo fatto, finanziato dal PSR, delle azioni, diciamo un piano di gestione che poi ha portato dei dati, ci ha dato delle indicazioni di monitoraggio. Nel 2012 per il report avevamo dato un'altra ricerca, sono state ritrovate delle specie tipo Leucorhynia pectoralis o Smoderma eremita che erano date per disperse, e è stata una ricerca molto interessante. Poi invece nel 2013 è proseguita su siti ari di Etorbiere. Per gli invertebrati, una cosa interessante, noi adesso vogliamo fare anche azioni di conservazione fatte proprio con un'azione mista di ricerca e conservazione.
cerchiamo di portare proprio nei siti dove questa invertebrato fauna c'è o ci potrebbe essere, cerchiamo di costruire proprio alcune strutture molto semplici per cercare di migliorare la situazione. Ecco, anche sulle specie aliene invasive vegetali abbiamo fatto una ricerca. Adesso questo magari non entro nei particolari, quello che è risultato, ma si sapeva già, sono soprattutto gli ambienti umidi che vengono in qualche modo colpiti dall'invasività di queste specie. Ecco, sui prati ricchi di specie abbiamo cercato di lavorare con l'Università e con il Museo Civico di Rovereto, abbiamo indagato quasi 7.000 ettari di superficie, quindi adesso siamo in grado di arricchire le mappe che avevamo mandato per il report, quindi abbiamo degli habitat in più esternamente a Rete Natura 2000 per il prossimo report. Come primo risultato abbiamo una base cartografica che subito mettiamo nel PSR per poter poi avere un incentivo economico qualora il proprietario volesse aderire e fare proprio le misure. Abbiamo dei piani di monitoraggio sia per la fauna che la flora e vegetazione, ma questi ormai vengono in qualche modo integrati e superati da quanto prodotto in maniera così dettagliata da ISPRA. Però è ora forse di chiedersi anche perché la ricerca e il monitoraggio, perché facciamo ricerca e monitoraggio? Sicuramente perché abbiamo insufficiente conoscenza e anche perché abbiamo un obbligo normativo, però o facciamo supporto alle misure di conservazione e poi supporto alla comunicazione, altrimenti ci cominciamo a chiedere a cosa serve. Poi possiamo anche parlare della creazione di posti di lavoro, però questo è un punto di domanda. Però quello che io ritengo utile approfondire, che però in parte era anche stato già accennato prima, la ricerca deve essere fatta per la conservazione e sicuramente deve servire alla conservazione, poi la comunicazione e l'integrazione con altre politiche settoriali è molto importante perché forse ci può aiutare nel finanziamento. E altrimenti ci blocchiamo, avete sentito prima sugli anfibi rettili, la ricerca sul pelobatte, la frase lì che dice tutto, quest'anno non mi hanno finanziato la ricerca. Ecco, allora, importante per noi sono anche gli interventi di recupero e conservazione, che sono una parte del report. Abbiamo fatto interventi sui prati aridi. Non posso fermarmi troppo per questioni di tempo, però devo dire soltanto che in pochissimo tempo, pochissimi anni, siamo riusciti a riavere il prato ricco di specie, a riavere la fioritura di orchidee. Questa quindi è una cosa molto, molto importante e anche alla fine non così onerosa come sembra. Abbiamo anche un centro vivaistico, ma ve lo spiegherò la prossima volta. Gli attori della conservazione sono più o meno, come sarà detto, la provincia, però qui dentro entrano anche le reti di riserve e altri attori. E sulle misure di conservazione, la scheda del report, io volevo dire che sarebbe il caso di forse migliorare questa scheda qui, perché in alcuni punti è un po' difficile da combinare, è un po' troppo generica. E niente, volevo solo dire che abbiamo partecipato a questo progetto, a questo premio Natura 2000 che scadeva il 18 febbraio, no? E loro ci hanno chiesto delle attività, così cosa avete fatto, le domande che hanno fatto loro non volevano sapere grandi cose, volevano sapere efficacia delle attività di conservazione, originalità perché era un premio, va bene, sostenibilità, rapporto costi-benefici, replicabilità, e queste cose qua sono importantissime e dovremmo veramente tenerle presenti. Ecco, poi come comunicazione noi abbiamo anche fatto un virtual tour proprio dedicato specifico, quindi comunicazione specifica di una misura di conservazione. Ecco, sulle nuove linee di ricerca noi dobbiamo sforzarci di integrarci, vorremmo andare anche su nuove linee di ricerca, per esempio servizi ecosistemici, ok, li conoscete,
Vogliamo fare anche una ricerca con, con gli esperti micologi, per esempio c'è un invertebrato che da tempo non si trova più, da più di un secolo, Bolbelasmus unicornis, questo si ciba di funghi ipogei. Abbiamo adesso stabilito i contatti per capire con i micologi dove sono questi funghi ipogei. Poi ci sono altre cose su cui ci dobbiamo lanciare, per esempio noi andiamo a studiare i prati ricchi di specie, contiamo le specie, contiamo quante ne perdiamo, così quanti pezzi di habitat non abbiamo più, però uno dei problemi per esempio è lo smaltimento dei reflui di stalla. Se noi non promuoviamo, non aiutiamo la ricerca in questo settore qua, possiamo solo andare a raccontarci quanti prati ricchi di specie abbiamo perso, cioè dobbiamo riuscire a risolvere alcuni dei problemi che sono causa di perdita di biodiversità. E poi dopo, ecco, per esempio impieghi alternative della lana per poter mantenere i pascoli, non abbiamo qui tempo di fermarci, però io volevo sottoporvi queste idee, ma sicuramente ce ne sono 2000 altre, però è importante che usciamo anche un pochino dalla nostra stretta cerchia e cominciamo a capire quali sono i problemi degli altri, quali sono i problemi che causano i nostri problemi. E, ecco, il finanziamento, l'ultima, le risorse sono scarse, è importante sia stabilire sinergie che anche la creatività alla fine, anche se creatività è un termine, cioè non è che uno si sveglia la mattina, però bisognerebbe stabilire delle priorità, quali habitat, quali specie, gruppi. Ci vuole maggior strategia e coordinamento nell'accesso a fondi LIFE, per esempio. E forse si possono fare ricerche comuni per area biogeografica, va fatto il coordinamento tra enti migliori. Bisognerebbe, secondo noi, definire protocolli di azione non solo come le linee guida bellissime per la ricerca e monitoraggio, ma anche protocolli di azione per le misure di conservazione, no? Con magari costi indicativi, e poi dopo è importante fare le analisi costi-benefici, quanto costano queste ricerche e dove va il costo della ricerca, e vedere se, per esempio, noi abbiamo occupato lavoratori socialmente utili nelle misure di conservazione. E quindi magari, non so, bisognerebbe cercare di capire se si può avere qualche sinergia. Molto utile abbiamo trovato lo strumento del PAF, perché una volta che è scritto nel PAF abbiamo qualche cosa per dire, beh, c'è scritto lì. E un'ultima cosa che vorremmo indagare è sono il campo dei pagamenti ecosistemici, magari in sinergia con le organizzazioni non governative, per arrivare dove non si arriva col PSR, con la politica agricola comunitaria. E vi ringrazio per l'attenzione. E ringrazio molto anche ISPRA e il Ministero, perché non solo per il lavoro che hanno fatto, ma devo proprio dire sempre per la costante disponibilità, pazienza e collaborazione, anche veramente quello che è strettamente dovuto, questo devo dirlo.